Noi osserviamo la capacità di soggetti mafiosi, anche in contesti appunto del centro-nord d'Italia, di svolgere la stessa funzione, per così dire, di intermediazione rispetto alle istituzioni pubbliche o in qualche caso di risoluzione di controversie, che noi abbiamo verificato essere forse la loro maggiore fonte di potere nei territori, come dire, di tradizionale insediamento, quelli dell'Italia meridionale. Quindi in questo senso credo che l'osservazione di quello che sta accadendo nel centro-nord Italia rispetto all'infiltrazione mafiosa ci offre una lezione, cioè per contrastare, per prosciugare il brodo di coltura che rende le organizzazioni mafiose così facilmente abili e capaci di entrare, di penetrare anche in nuovi territori, occorre sostanzialmente garantire diritti, una giustizia che operi, per così dire, in tempi rapidi, che offra risposte alle esigenze, ai bisogni dei cittadini, di certezze, una pubblica amministrazione sollecita nel dare risposta alle istanze che vengono dai cittadini. Ecco, questa probabilmente è la strategia più efficace per impedire che appunto le organizzazioni e i soggetti mafiosi riescano con tanta facilità a operare anche nelle aree del centro-nord.